E si riparte, ragazzi. Bentornati in questo terzo episodio e bentornati su Silent Hill. Allora, la situazione è abbastanza assurda perché mi sono fermato nel secondo episodio quando potevo tranquillamente finalmente superare questa porta, avendo trovato la chiave nel jukebox. Devo dirvi che non ho mai letto questo. C'era un buco qui, ora non c'è più. Ok. Perfetto, quindi tutto fatto e l'unica quindi sarà entrare qua. Ora io sinceramente non è che ricordi tutto come vi ho detto, anzi non ricordo quasi nulla. E quindi sono un po' preoccupato di quello che potrebbe esserci perché credo che andremo a visitare una zona della città un po' particolare. Dovremmo entrare dietro il caffè, quindi il caffè America. O magari ci ributteremo direttamente sulla strada, anche perché... in questo momento non so quali enigmi mi aspettano, però per continuare ad andare avanti. Però sicuramente c'è tutta quella parte lì degli appartamenti di Woodside che non ho ancora perlustrato. O comunque non bene. Il mercato grande, vedete, c'è un punto di domanda. C'è tanto da fare ancora, però la storia del jukebox è risolta. Ok, vediamo un po' dove ci porta questa. Bentornati. E vediamo un pochino James cosa dovrà affrontare questa volta. Ok, sì, era proprio quello. Non credo di poter andare da nessun'altra parte a questo punto. Quindi l'unica è proprio proseguire qui. Opla! E quel famoso salto è stato fatto. Perfetto, chiedo sempre a James se ha bisogno di andare in bagno, ma ne troviamo parecchi di cessi però, devo dirvi. No, beh, è normale. Ok, cioè bisogna normalizzare la cosa, è ovvio che ogni casa avrà un gabinetto, no? Questa è chiusa, qua nell'angolo non c'è nulla. Andiamo a vedere che cosa c'è scritto qui. È tornato dopo che te ne sei andato, tranquillo, non ha provato a fare nulla, sembrava solo triste. Ha farfugliato qualcosa sul voler uscire dalla città con qualcuno, non potevo lasciarlo guidare in quelle condizioni, così l'ho chiuso fuori. La sua auto dovrebbe essere sul retro, domattina magari controlla se c'è ancora. È quella blu verdastro, la targa dovrebbe finire con 06. Blu verdastro con targa 06, ci sarà qualcosa dentro? Lo scopriremo. Credo. Però, attenzione perché ha già sistemato, eh? Eccola lì, macchina blu, ristorante Gonzales. Sarebbe da andare a vedere. Effettivamente, non so come cacchio ci arriviamo. Però, vediamo, dai ragazzi, perché magari riesco a uscire lì dietro e vediamo. Ma neanche magari, sono proprio lì dietro, nel cortile. È chiusa. Perlustriamo come al solito la città, ragazzi. Fatemi spaccare un po' di vetri. Che mi diverto anche, eh. Però non vedo nulla di utile. Vieni qua, brutto. Ah! Ok. C'è un altro. Eccolo lì. Sì, sì, vieni. Fatto. Allora, ragazzi, io non vedo nulla di strano per adesso. È molto devastante il gioco. Sapete perché? Perché mi piace molto questa cosa qui dove noi... Poi qua ci hanno fregato. Vedete, c'è il pallino bianco, ma non è quello dell'interazione. Mi sta piacendo molto questa cosa, un po' vecchio stampo, capite? Cioè sono stati abbastanza fedeli al gioco originale, nel senso che comunque poi la situazione è proprio quella di continuare a cercare soluzioni per andare avanti all'interno della città e cercare la moglie di James. Ma sapete che è solo divertente questa cosa, perché... in realtà... ma perché questo non si rompe, scusate? Ok.
Perché in realtà si vede dal vetro se c'è qualcosa che può servire, eh? Quindi... Ok. Ah, qui sono dall'altro lato. Perfetto. Ok, questa finisce con 2-6. Verde ma... Ehi! 3. Buono. Vorrei arrivare ad averne almeno 5. Giusto per... Però vedete, cioè si vede se c'è qualcosa con cui interagire, no? È inutile rompere tutti i vetri. Allora ragazzi, io direi che ci siamo, perché più di così non posso fare. Qua dietro probabilmente c'è quella macchina. 06 targa. Eccola. 06. La perfezione. Non si apre. Sì. E quindi? Nulla di che? Che caspita. Allora ci deve essere qualcosa qua intorno. Eccola lì. Brutta roba. Woodside. Ma che è? Oh. Quanti? Devo trovare una soluzione. Breve. E qua? Sì. Ma che sta succedendo in giro, ragazzi? No, scusate. Woodside, ok. Tutto a sinistra. Ma che succede? Porca miseria, non si fermeranno mai. Non ho il tempo di guardare la mappa. O forse sì. Wood, ok. Via. Beh, la chiave ce l'ho. Quindi l'unica è tirare. Non mollare. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? È una nebbia assurda. C'è il vento, c'è tutto. Ok. Sì? Dai presto. Caspita. Carini accoglienti sta cippa. Perché tutto quel vento? Ma che buio c'è qua? Porca miseria, sapete perché? Ora vi racconto una cosa, perché mi piace parlare con voi e spero che nei commenti mi risponderete anche a queste cose. Sapete perché ho una familiarità assurda con il volto di James? Perché praticamente questo qui è l'attore di Black Sails, che è un telefilm sui pirati che a me è piaciuto tantissimo. Ed è uno degli attori che appunto lavorava alla serie TV di Black Sails. Voilà! Interessante. Il parco! Scusate, ma il parco Rosewater non è mica quello lì che è apparso subito dopo aver aggiustato il jukebox? Interessante, quindi devo trovare un modo per arrivare dall'altra parte. Bene, iniziamo a perlustrare però questi appartamenti. È un po' buio, non vedo l'ora. Se non mi ricordo male, ragazzi, dovrebbe esserci una torcia. Gentile signora, a seguito del suo reclamo relativo agli spari provenienti dall'appartamento 217, abbiamo fatto visita all'inquilino, il quale ci ha garantito che non possiede armi da fuoco. Si è dimostrato del tutto collaborativo e ci ha permesso di entrare nel suo appartamento, come ci aveva detto. Non abbiamo trovato armi né tracce di utilizzo di armi. Se i rumori dovessero persistere, le chiediamo di informare il custode. Cordiali saluti, chi? Vabbè.
Ah, appartamenti. Bella firma. Ok. Quindi, James, cosa ha segnato? Cosa ha segnato? E devi aver segnato qualcosa, James. Ah, il punto di domanda al 217, perfetto. I dubbi di James al 217. Qui, ok, non si può andare, ok. E questa parte è perlustrata, a parte appunto salire sulle scale. Qua invece abbiamo questo ufficio. Oh, magia. Niente. Ah, il punto di salvataggio. Ecco, guardate James come lo guarda. Ah, sì, ciao. È proprio felice, James. Proiettili. No, perché? Perché tutto ciò? No. Ah, ok. Altro enigma? Sì, servono tipo 5 medaglioni? Non lo so. Leggi. In 5 fuori, 3 brillanti monete. Prima sotto l'albero la fanciulla vedrete. Ah, ok, lo stavo leggendo cercando di capire dove cacchio erano le pause, la virgola e le cose varie. E invece, in 5 fuori, 3 brillanti monete. Prima sotto l'albero la fanciulla vedrete. In 5 fuori, 3 brillanti monete. Prima sotto l'albero la fanciulla vedrete. Soffia il vento da dietro la fanciulla. Un bel fiore cresce solo nell'erba tranquilla. Arriva poi l'uomo, raffinato e bello, alla pallida luce della luna, i suoi occhi lucenti come cristallo. Perfetto, ma io non ho nulla nell'inventario che possa entrare in questi fuori. Quindi, ragazzi, bisogna trovare 5 monete? Bene. Perfetto. Sarà una bella avventura, eh? Ok. Allora, io direi che comunque qui dentro non si può fare nient'altro. A parte il salvataggio, però, ragazzi. Sì, no, salviamo perché è sempre molto importante. Se ce lo piazzano, anzi, io farei anche un quarto salvataggio, giusto per... Ok. Giusto per stare tranquilli, eh. E si riparte. Cos'era? Proiettili di nuovo? Beh, chi non si porta i proiettili quando va a cagare, cioè? Ah, serve la chiave. Porca miseria, allora devo per forza andare al piano di sopra. E vabbè, ci sta, ragazzi. È interessante questa cosa, eh? Piano di sopra. Hello? Is anyone there? Ma non credo, James. Però dobbiamo perlustrare tutta la zona. 203. Chiave? Mannaggia. Oh. Niente. Ci sta. No. No, i manichini no. No. Ok. Ok. Che c'è qui? Niente. Qui? Ma a parte che non si vede niente, ma scusa, ma si può accendere una luce? Eh? Porca mia... Oh. Siamo a qua. 5. Oh, obiettivo raggiunto. No, raga, no. Dai. Cioè, facciamo i bravi un attimo. Per cortesia. Oh, finalmente, eh? Ma che cazzo? Figa la schivata. Non sono facili da schivare perché bisogna capire anche le mosse. Ma che cavolo fa? Stai calmo. Porca miseria, mi ha rovinato. Ragazzi, mi ha tirato una botta sola e mi ha rovinato.
Ma credo che rimarrà per sempre accesa sta torcia comunque. Mi chiede pure se voglio la torcia accesa. Ok, ma... These clothes. Questi vestiti. Ho un dubbio anch'io, sapete? Ho un dubbio anch'io. Infatti. Sono gli... Che ansia, ma sono gli stessi vestiti. La chiave? Chiave del cortile con lo scivolo. Beh, oh. Intanto abbiamo una chiave. Brutta roba. Brutta. Niente di che, ragazzi, mi fa inquadrare sui vestiti. Io, ragazzi, devo per forza curarmi. Non posso stare in queste condizioni. Vedo che con la torcia però non cambia nulla. Credo che possa uscire. Cioè, l'obiettivo erano probabilmente le chiavi. È inutile star qua. No. 201. Ok, questa è quella dei manichini. E quale sarà quella? Forse questa? Nemmeno. L'unica potrebbe essere tornare giù e vedere se è quell'altra porta che mi aveva dato chiusa. E poi in caso risaliamo. No, non era questa, era un'altra porta doppia. Non so dove sia, però. Mi ricordo. Eccola qua. Però non sono salito sopra. Vabbè, tanto dovrò comunque perlustrare. Ok, attenzione, scivolo dei rifiuti fuori servizio. Non utilizzare fin quando il problema non sarà risolto. Come lo... risolvo? Non lo risolverò. Molto probabilmente. Porta chiusa. Mamma mia, ragazzi. È veramente spettacolare, perché non facevo un walkthrough così. Spero vi stia piacendo, perché è proprio quello che dove non ci sono i tagli. Cioè, fai vedere tutta l'esplorazione, perché effettivamente il gioco è questo. Ed è una figata, a me piacciono un botto queste cose qui. Un po' come i Dark Souls, no? Devi far vedere tutto quello che fai. Perché si tolgono? È come se... Quando si tolgono, secondo me, è come per dire... Ehi, è il posto giusto, basta. Non farà più movimenti. Ok, si sta iniziando a sentire qualche rumorino di troppo. Omicidio dei fratelli Locane. O Locane. Il responsabile si uccide in prigione? Attenzione. Walter Sullivan, responsabile di un recente caso di omicidio, è stato trovato morto nella sua cella la mattina di 22. Ok. È proprio una notizia di cronaca. Secondo il comunicato della polizia, la morte di Sullivan è stata causata dal dissanguamento dovuto alla recisione della carotide con un cucchiaio conficcato 5 metri... Vabbè, va. È roba abbastanza schifosa. Sullivan è stato arrestato il 18 di questo mese per il brutale assassino di Billy e Miriam Locane. Un suo vecchio compagno di scuola, di Pleasant River, al quale Walter Sullivan non è mai parso come qualcuno capace di uccidere i bambini, afferma di aver visto Sullivan in preda a una forte paranoia poco prima del suo arresto. Il compagno di scuola ha dichiarato: farfugliava cose strane, come sta cercando di uccidermi, mi vuole punire, il mostro, il diavolo rosso. Perdonatemi, l'ho fatto, ma non sono stato io. Il compagno ha poi aggiunto: ora che ci penso, era un po' pazzo. Ma che cazzo? Robe strane, ragazzi. Robe strane. E però in realtà tutto ha un significato qui, eh. Ah, io l'ho fatto così random. E niente, ragazzi, finché non faccio il mio lavoro, la radiolina non smetterà. Quindi andiamo. Ah no? Ma che è successo?
come se si sta avvicinando qualcosa, ma non è in questa stanza. Io non so se voi la sentite bene, però mi arriva proprio la il bordello dal joypad. Inizia a vibrare il joypad e la radiolina inizia a impazzire. Sì, a sto punto è da queste parti, ragazzi. È qua da qualche parte. Eccone uno. Allora, non è fantastica questa cosa perché siamo arrivati in una zona davvero buia. Quindi un po' di cagarella inizia a salire. Però, guardando la mappa, siamo sempre in una sorta di pausa dall'ansia, diciamo. Anche se sono da quella parte, devo fare un giro incredibile per poi arrivare... Come cacchio ci arrivo al parco Rose Tower? Cioè, è un bel bordello, eh. Ok. Ok, con calma. Occhio perché... Non so se... Eccola lì. Te l'ho appena detto. L'avevo appena detto, porca miseria. No, ma gira, TJ. Non puoi farmi le schivate e poi ti giri dall'altra parte, James, eh? Non è per niente carino da parte tua. Ok, e quindi praticamente me le ha date. Dai, dimmi che c'è un altro. E allora mi curo. Peccato perché ero arrivato ad averne 5. Era ottima come situazione. Perché sono davvero parecchie 5. È un gioco che sì, ha le cure, ma non in maniera eccessiva. E ok. È un peccato, ragazzi. Non me l'aspettavo. Però ho trovato delle munizioni. Comunque la perlustrazione, bene o male, dovrebbe essere sempre premiata, eh. Ora c'è un lungo corridoio bruttino. Bruttino. Ma che è uno shortcut? Eh sì. Ma porca miseria. Ehi là. Rimasta lì la chiave, però. Ma sta monella, ma che cacchio? Scusatemi, però, mo. Come ci arrivo? E... L'unico è provare ad andare dentro la Ah, no, beh. No, scusatemi, eh. Scusatemi un attimo. Non vorrei dire una cagata, ma... Ok, sì, io sono arrivato da qua. Ho fatto questo giro, però, qua a sinistra. Ok, è lei, è lei. Stava ridendo la dispettosa. Ma che, mi ha aperto la porta lei? Non credo. Dovrebbero essere qui le chiavi, oh. Ho avvicinato per un attimo il joypad al microfono. Non si sa mai, trofeo guadagnato. Forse per il numero di porte che tento di aprire. Attenzione perché qua c'è sicuramente un altro di quei cacchio di cosi. Ma
Ne sono quasi certo. E ormai chissà se poi mi dà anche un trofeo per i vetri rotti. Così, ecco questo qua. Eh sì, sì. C'è sicuramente un qualcosa. C'è sicuramente un trofeo. Che strano luogo. Certo che tra vetri e specchi e tutto quanto, James, stai spaccando mezzo paese. Che cazzo? Sì. È un abito da sposa. Credo. Credo, eh. Wow. Ok, niente di che. Caspita, ragazzi. Eccola. Perfetto, chiave del corridoio al secondo piano. Ora posso aprire anche l'altra porta al secondo. Non devo entrare così con questa leggerezza. Ok. Può essere un indizio? No. No, rago, sbagliato. Oh, volevo leggere col triangolo e invece l'ho schiacciato prima di... Ma porca miseria, raga, questo è un erroraccio. Sono preso malissimo. 82-3. No, ragazzi. Questo è un errore veramente grosso. E voi direte, ma no, Ale, cosa vuoi che sia? Invece... Fidatevi che è un errore. A Silent Hill ogni cura è importante. Huh. Quite the artist. Meno male. Però ragazzi, vedete, adesso potevo essere a 4. Siamo proprio qui e ora posso tornare sopra. Posso tornare sopra perché ho la chiave della doppia porta del piano di sopra, in teoria. E che caspita, oh. Non c'è la possibilità di uscire da qualche finestra, no, vero? Devo per forza affrontarlo. A meno che non riesca a fare qualche manovra. Dai, vieni. Tento la giocata, ragazzi, però la vedo male. Secondo me sto facendo una cagata. Dai, vieni, muoviti, sono qua. Ok. Allora, da che parte potrei andare? Potrei tipo schivarlo, andare di là, vediamo. E non credo si possa scavalcare in realtà, ma ci provo. No, merda. Piano, piano, con quell'acido. È acido alla fine. Fischia la schivata. Eh sì, ragazzi. Di qua. Queste sono le grandi giocate. Queste sono cose che... vanno fatte quando sei consapevole di essere forte. No, scusate, non le dico più ste cagate. Comunque piano di sopra... No, beh, potrei dirle di nuovo. Perché no? Comunque piano di sopra e quindi la doppia porta di questo piano, che non mi ricordo più dove cacchio era. Forse di qua? Oh.
Vediamo. Ta, 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 ta. No, è alle mie spalle. Però vedete, la perlustrazione bene o male mi porta. Ok, ora sono più sicuro. Vedete che ora c'è. Questo si alzava come minimo. Come minimo. Niente. Beh, ragazzi, io ne sto facendo di strada. In questi appartamenti. C'è vento. Cos'è successo prima? Lì c'è una carrozzina, ragazzi. No, inquietante sta roba. Stavo dicendo, ma cos'era quel vento all'interno della città? Ok. Ancora la radiolina. Porca miseria. Però sto per avvicinarmi al punto di domanda a sinistra. Ma sicuro è sbarrato, raga, guardate. È sbarrato, porca miseria. Ma che è sto casino? Non ci credo, ragazzi. Ok, meno male. Credo di aver intravisto Pyramid Head. Sono un po' preoccupato di questo scontro. Che cos'è? Caspita, è davvero uno dei medaglioni. No, James, non dimmi che non lo puoi prendere. Ma dai. Perché no? Mi sembra proprio Pyramid Head, ragazzi. Perlustriamo bene la zona, vediamo cosa c'è. Però. Eh sì, allora. Diciamo che è un mostro abbastanza inquietante. Per chi non conosce il gioco, vi posso dire solo questo. Ma non capisco se c'è un modo per fuggire da lui. Quindi attraverso quella parete, per esempio. Sì? Che è successo? Chiusa. Questo passaggio è strano, ragazzi. Perché? È molto particolare la situazione. Perché quel passaggio andrei a sinistra del Pyramid Head, praticamente. Ah no! C'è un motivo per il quale lui è lì? Da. Una cosa alla volta. A causa delle ristrutturazioni in corso, gli inquilini sono pregati di non accedere al terzo piano. E quindi. Maniglia a forma di mela dorata, no, non credo. Ok. Questa è chiusa dall'altro lato, giusto? Ah, non la posso aprire? Non la posso aprire. La posso aprire. Questa qual è? Oh no, la 217. Quella dove c'erano gli spari. E infatti, presa. Non mi fido, raga. Ok.
È molto interessante la situazione. Io spero di tenervi compagnia nei momenti più bui del video con la mia voce. Bah, io direi che di colpi, cioè qua di colpi di proiettile ce n'è in tutte le pareti, cioè. Ah, infatti. Tieni premuto L2 per prendere la mira, R2 per sparare. Ok, carica e carica. Sono 16 colpi in teoria. Ora devo capire cosa fare col Pyramid Head, cioè devo affrontarlo. E forse quello era proprio un messaggio per dirmi: ehi, se ti serve una pistola vieni prima qui. Eh? Avete sentito? Ok. Che cazzo? Ma prima non c'era, raga. Cosa sta succedendo? Ma che è successo, ragazzi? Cosa mi sono perso? Duecentododici. La vedo sempre peggio. Cos'è successo qui? Che roba, ragazzi. È come se è stato trascinato qualcosa. Qui c'era qualcosa. Vedete che è rotto? Anche prima ci ha fatto uno zoom qua, ma... Non era così prima il posto. Che sta succedendo? Cioè, nel senso... Da lì è stato spostato qualcosa. Ora. Ragazzi, io non... 4. Non ho parole. Per l'atmosfera che riesce a creare il gioco, davvero. È l'unica questa, ragazzi. Ah, ma non si apre però. Eppure si sentono dei rumori. Che cazzo. Ok. Aha, 210. No, 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 no. Merda. Non so se usare la pistola, ragazzi. Ok.
Lo sapevo. Schiva James, bravo. Ok. Un bel po' di roba anche qua. Gli umili esordi della carriera. 7. Interessante, teniamola. Non si sa mai. Eh beh sì ragazzi, sapete, secondo me c'è un trofeo, eh. Rompo un po' tutto, non si sa mai. Poi non è che io stia correndo per fare tutti i trofei, però. Nel frigo? Chi è che non tiene i proiettili nel frigo? Sì. Qua siamo usciti direttamente dalla porta. Oh. Ma che cazzo? Ok, ragazzi. Che caspita! Stai lì, eh? Non ti muovere. Andiamo ragazzi. Raga, è pieno, eh. Ci vogliono impedire qualcosa. Possibile che il Pyramid Head era proprio dietro quelle sbarre che abbiamo appena visto poco fa? È come se mi volessero impedire di andare. Ok. Sapevo io. Oh, è andato. Schifosino, che non sei altro. Allora. Ragazzi, mi sembra davvero strano. Cioè, il Pyramid Head dove cavolo l'avevo visto? Sì, secondo me è qui. Era qua dietro. Solo che poi forse avendo scelto altre strade è andato via. Ci sta, eh? Anche perché... Shortcut. Molto interessante shortcut. Ok. Allora, tutto molto interessante. Però io ho trovato il medaglione, uno dei medaglioni nella spazza. E come cavolo la risolvo sta roba? Porca miseria, che è tutto bloccato. Sicuramente c'è da trovare una soluzione qua sopra. Però mi sono perso qualcosa, sicuro. Sicuro. E devo capire cosa. Devo solo capire cosa. Fatemi fare un ragionamento con la mappa, eh. Voglio capire cosa mi sono perso. Il punto di domanda è sopra la spazza. Lì abbiamo un paio di cose. Magari potrei provare... C'è un modo per aprire questa? È sempre tipo quello, ok. No, volevo solo vedere qual era la soluzione. Bene, 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 bene.
Ok, dai, torniamo su e vediamo cosa riesco a fare. Credo di aver aperto solo una via per poter tornare indietro facilmente. Anche perché poi come oggetti... Oggetti chiave, ho soltanto la maniglia. Gli appunti, ok. Strane foto, mappe, medicinali, equipaggiamento. Quindi di oggetti chiave non mi rimane nulla, effettivamente. Se devo farmi due ragionamenti. Al piano di sopra non posso andare perché è bloccato. No, no, questa prima era chiusa. Eccola lì, c'è un altro. Fischia, perfetto. James non riesce a prendere la roba. Stai esagerando, eh? Ma cos'hai mangiato? No raga, ma troppa, quanta vita c'ha? È finito? Ma neanche Michael Jordan si muoveva così in campo. Ma devo fare ste robe? Ok, proiettili. Cesso che non si rompe stavolta. Ma c'è un bagno schiuma che non prendiamo. Cesso rotto. La torta muffita, questa roba qui non l'ho mai vista. Quindi sicuramente si è sbloccata una porta. Che prima non era... A 207. Ok. O magari non sono passato prima di qua, può essere. Ci sono strani suoni. C'è una camera da letto. Merda! Eccola lì. Fischia se ti becco, guarda. Ok. E vabbè ragazzi, però mi sono fregato ancora la cura, eh. E non ho trovato niente in questa stanza. Praticamente sono entrato... Ma che caspita sono entrato a fare qui dentro? Potevo andare via. Porca miseria. Devo curarmi. Ero già pronto per andare via. Ok. Quindi effettivamente questo lato non l'ho fatto. Perfetto. Ancora proiettili. Non sto trovando un botto. O devo affrontare qualcosa di davvero forte e difficile da affrontare, o non capisco perché tutti questi Ehi. Un'altra di quelle maniglie. Qua ci sono degli appunti. Pensi che sia crudele, ma ti sbagli. Questa prigione l'hai creata tu. Ti osservavo mentre la costruivi, ti osservavo mentre ti estraneavi dal mondo, ti osservavo mentre ti seppellivi nell'oscurità. La scelta era tua. Io ti ho visto farla, ancora, ancora e ancora. Stavolta non sarà diverso e io starò lì a osservarti. Aia. Sì. Urca. Mm.
Ah. Me lo dici così? Ah, caspita, ragazzi, forse potevo guardare dal buco. Che pirla, mi sono perso sta cosa. Sì, ok, avrei visto questa cosa, questa visuale, quindi non è che... Oh! No, raga, sono rimasto incastrato dentro. A destra, sotto i tetti che pungono la luna. Sinistre... Ah, ok, a destra, sotto i tetti che pungono la luna. Sinistre vedo impronte, ma persona alcuna. Starà tornando a casa o giù per altre strade. Si destreggia tra ricordi che scorrono verso l'Ade. Che cazzo. Oh no. E che ne so? Scusate? Eccola lì. No, raga, non gioco più veramente. Io continuo a schiacciare triangolo per aprire qui, perché io penso di leggere col triangolo. Ed è una roba veramente assurda che mi sto pentendo davvero di aver fatto. Porca miseria. Ragazzi, mi sa che non ho appunti che mi possono aiutare sotto questo aspetto. Non ho proprio appunti. Undici? Aspetta un po'. Forse ci sono dei numeri talmente evidenti. Io ho visto un 11, però è impossibile. Undici. 13. Vedete, no? È lì. 13. 11, 13. Nient'altro di evidente. 7. Oh, 7, torna a casa. 13 più case. 11. C'è il tipo del... un mare, non lo so, tipo delle onde. Come fa qua? Ah, a destra sotto i tetti che pungono la luna. A destra quindi 13. Sinistre vedo impronte, ma persona alcuna. Starà tornando a casa o giù per le strade. Si destreggia tra ricordi che scorrono verso l'Ade. Allora proviamo a fare destra. Tetti, quindi 13. Ok. Tetti, luna. 7 e ultimo 11. Allora, destra, se non mi sbaglio, 13. Sinistra. No, aspettate, ripristina. Ripristina perché non mi fido. Allora, destra 13, sinistra, cos'è che era? 7, destra 11. Dai, sì. Wow. Non avevo visto bene, ragazzi. Cioè, sono stato un po' stupido. E un'altra chiave. Chiave d'acciaio, poi, eh. Ok. Chiave d'acciaio. Perfetto, raga. Mi sono preoccupato. Avevo paura di rimanere chiuso qui. Ma in realtà sono dall'altra parte. Sono dall'altra parte.
chiave d'acciaio che è là. Ok. Brutta roba, qua è pieno. Presi i proiettili. C'è un altro. C'è un altro, dov'è? Che schifo. Fatto. Chiave della scala piccola al secondo piano. Molto interessante, molto ragazzi, perché sto veramente trovando un botto di roba. Qua abbiamo un'altra cura. Siamo tornati a 3 per fortuna. Niente da fare qui. Ok. Dai, dopo quest'altro enigma. Sì, ma c'è un ma. Ah, ok, capito. Perfetto. Allora, ragazzi, io direi che per non danneggiarci troppo. Ok. Io vado a salvare, perché in teoria dovrebbe esserci un punto di salvataggio qua da qualche parte. Se non ricordo male. Beh, basta guardare la mappa. Il quadrato rosso di là a sinistra. E poi torno. Ragazzi, nel prossimo episodio in questa zona, perché sono andato veramente avanti troppo forse col tempo oggi, quindi preferisco fermarmi un attimo. Ho fatto un episodio un po' più lungo del solito, però spero che comunque vi faccia piacere ugualmente. Ecco, perfetto, ci siamo. Wow ragazzi, mamma mia che roba, porca miseria. È veramente assurdo il gioco, eh? Però, detto questo, guardate, non mi fa girare. Volevo inquadrare James, ma niente. Perfetto. Detto questo, ragazzi, però, andiamo a vedere una roba. Chiave della scala piccola al secondo piano. Una chiave che apre la porta piccola della scala al secondo piano degli appartamenti Woodside. Ok. Bisognerà andare qui nel prossimo episodio, ragazzi. Io vi ringrazio per aver visto anche questo video. Scusate se è un po' più lungo del solito, ma credo che da adesso in poi ormai la lunghezza del video non conti più, perché se siete davvero interessati alla storia non vi interessa. Potete anche guardare il video magari in due parti della giornata diversi, mezz'ora prima, mezz'ora dopo. Quindi non è questo il problema. Comunque vi ringrazio davvero tantissimo di tutto, ragazzi. È sempre più misterioso il gioco e non vedo l'ora di andare avanti. Un abbraccio e alla prossima.